regime dei lavoratori impatriati e dei ricercatori o docenti che si trasferiscono in Italia dopo aver svolto un'attività all'estero risulta particolarmente interessante. La tassazione infatti viene drasticamente ridotta fino ad arrivare al 10% del reddito imponibile, ma come regola generale diciamo abbiamo un 30%, quindi in ogni caso si tratta di un regime molto importante per chi ne può usufruire. Abbiamo due casi di applicazione di questo regime, e in particolare il caso dei lavoratori cosiddetti impatriati, regolamentati dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015, e poi il caso dei ricercatori o docenti che si trasferiscono in Italia dall'estero, che sono regolamentati dall'articolo 44 del decreto legge 78 del 2010. Il beneficio spettante consiste nella tassazione agevolata del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa per quanto riguarda i cosiddetti impatriati e il reddito derivante in Italia dall'attività di docenza o di ricerca per i lavoratori di cui all'articolo 44 del decreto legge 78 del 2010. Diciamo che è importante il trasferimento della residenza in Italia e adesso vediamo in dettaglio le condizioni di applicazione di questo regime. Per quanto riguarda i lavoratori impatriati, l'accesso al regime si ha trasferendo la residenza in Italia, non essendo stati residenti in Italia nel corso degli ultimi 24 mesi e il terzo requisito, svolgimento dell'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa individuale in Italia con permanenza della residenza in Italia per almeno 24 mesi. Questo regime si applica anche ai cittadini dell'Unione Europea o di paesi con cui vigono trattati contro la doppia imposizione e scambio di informazioni che abbiano una laurea e abbiano svolto un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero negli ultimi 24 mesi e che oppure a coloro che abbiano svolto all'estero per almeno 24 mesi continuativamente un'attività di studio fino ad arrivare alla laurea. Quindi diciamo che è molto importante in un'ottica di pianificazione familiare e fiscale, per esempio, far fare ai figli gli ultimi anni di università all'estero, perché poi quando tornano in Italia possono godere del regime agevolato per le attività di lavoro dipendenti, autonomo o impresa individuale che andranno a svolgere in Italia. Diciamo quindi che è importante verificare il requisito del trasferimento della residenza in Italia, è importante verificare la dimostrazione di avere svolto attività all'estero per almeno 24 mesi e qui diciamo che non è fondamentale l'iscrizione all'AIRE. Basta dimostrare di aver svolto per 24 mesi almeno un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di studio. Se poi il soggetto che si trasferisce in Italia come impatriato mette la residenza in una delle regioni del sud, in particolare Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzo, Molise e Campania, la tassazione in Italia non è al 10%, scusate, non è al 30%, ma è limitata al 10%. Quindi diciamo che c'è un abbattimento di imponibile del 90%. Le attività di lavoro autonomo possono anche essere svolte in forma associata. Le attività che producono reddito d'impresa, invece, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, possono essere svolte soltanto in forma di impresa individuale. Quindi non è possibile svolgere l'attività in forma societaria, società di persone, oppure società di capitali, magari con una SRL unipersonale. Si tratta di aiuti di Stato e come tali questi devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, però la compilazione del quadro RS è limitata soltanto ai soggetti, persone fisiche, che producono redditi di lavoro autonomo oppure redditi d'impresa. Chi produce redditi di lavoro dipendente non è tenuto a compilare il quadro degli aiuti di Stato. Per quanto riguarda poi i lavoratori dipendenti, è sufficiente fare la richiesta al datore di lavoro, quindi con assunzione di responsabilità per quanto concerne i requisiti.
Per quanto riguarda invece i ricercatori e i docenti che rientrano in Italia, le condizioni sono avere avuto un titolo universitario o un titolo equiparato, essere stati residenti all'estero non in modo occasionale, avere svolto all'estero per almeno 2 anni attività di ricerca o di docenza, venire a svolgere la stessa attività in Italia e acquisire la residenza nel territorio dello Stato italiano. In questo caso la tassazione è limitata al 10% del reddito imponibile, però limitatamente ai redditi che derivano da rapporti aventi ad oggetto proprio l'attività di ricerca o di docenza. Il beneficio, che per i lavoratori impatriati, visti prima, è di 5 anni, estendibile al verificarsi di alcune condizioni, per questi ricercatori e docenti impatriati dura 7, 10 o 12 anni a seconda del numero dei figli minori o a seconda dell'acquisto in Italia dell'abitazione principale.